Eccoci qua. Vediamo se ho mantenuto le opzioni. Comunque funziona bene, devo dire. La combo mouse tastiera che c'era già all'epoca, si poteva già giocare con mouse e tastiera anche se da DOS, però funziona molto bene. Comunque a livello di comandi perfetto. Sì, è rimasto uguale anche la musica. Qui vi sconsiglio di attivare il V-Sync, tutto al più mettete un max FPS perché il V-Sync fa crashare il gioco. Neanche i voxel toglieteli, a quanto pare anche questi danno fastidio, tanto non servono un cazzo, chi se ne frega tutti questi quisquilli e grafiche. Sì, no, forse i voxel potete tenerli attivi, adesso non mi ricordo, ma il V-Sync no, attenti, vi crasha il gioco. Bene, sensibilità al bassissima, sì, no, ma funziona bene. E questa è una delle due espansioni, parliamone un po'. Nel frattempo mi collego la chat così. Allora, parliamone un pochettino. Praticamente questa è un'espansione che è stata rilasciata come gratuita nel 98, un anno dopo. Sì, questa forse l'avevo giocata, mi sembra. L'avevo scaricata e giocata. Ed è stata creata da Wild con WY Productions. Wild Productions and Level Infinity. Ci sono le musiche di Castle Music Production. Buon, così tanto per dare qualche info nel frattempo che mi collego alla chat. Quindi era stato rilasciato come gratuito, adesso l'hanno inserito in questa espansione, in questo remastered, insomma, l'hanno inserita in questa remastered del gioco. Però è tutto, ve l'ho detto, comunque si trova a un euro anche, quindi buon, trova veramente a pochissimo. E non lo so, no, penso che volessero fare un sequel che non hanno mai fatto. Ho perso i miei privilegi. Mi è sceso il vero dalla mia bocca. Sì, no, volevo controllare. Sì, è un'espansione proprio. È proprio espansione. Adesso li chiamo DLC. Ma questa è proprio un'espansione, ma anche perché è stata creata da appunto Wild Production e Level Infinity, che l'hanno lasciata gratuitamente come espansione del gioco. Con le musiche anche di Castle Music Productions. Sentiamo un po' com'è. Sentiamo un po' come sono le musiche, vediamo un po' com'è, ricordiamoci di salvare spesso. Vediamo l'ultimissima cosa, nel frattempo i salvataggi sono rimasti uguali, sì, F6 per salvare velocemente e caricare velocemente, F9. Essendo che il gioco è davvero, davvero, davvero difficile, non so a che livello loro l'abbiano messo, però vabbè, dai, dai, giochiamo da normale, avete visto che bordello. A livello normale già prima. A ninja no snow fear. Ma che roba! Bastardi, minchia. Parte subito con un nemico che ti aggredisce. A mia mano che ci prendi la mano, ok, ce la fai. Ce la fai. Oh, sprint personality! Non ne faccio per un cazzo sto gioco. Man mano ci prendi la mano, sì, dai. Aia, Kudigel. Niente. Ah, no, è aperto. Ah già, mica nel gioco l'abbiamo ritrovato poche volte questo, per ricaricarci la salute. Sì, se no mica restiamo qua per secoli. A giocare e rigiocare i livelli. No, oh, ecco qua, allora creiamo un nuovo salvataggio, via.
Per carità, se qualcuno volesse vedere che brutalità, mi chiamano. Ho messo vietato ai minori di 18 anni o no? Spero di sì. Sì, vedo un tizio impalato, vabbè, dai. E mi faccio due risate. Cowabunga! Guarda un po', devi aprirti la strada. Bravo! Che esplode immediatamente se tocca la superficie. Aia! Dai, non vale! Ciao! Richiamiamoci la salute. Minchia, va che anche qui hanno mantenuto la stessa formula, però. Nonostante sia un'espansione fatta da altri, hanno mantenuto la stessa formula, che comunque è molto trial and error. Ci stucchiamo, sì, ci stucchiamo. Si rischia di rimanere stuccati, poi visto che comunque non sta appassionando né qui né su YouTube. Ma sono tutti attaccati al cellulare, non ci sono scuse, dai, estate o mica estate. Sono tutti attaccati allo smartphone, che cazzo, non passa nessuno a vederlo. Quindi vabbè, non vale la pena. Sì, c'è, grazie Johnny, meno male che c'è il vietato ai minori di 18 anni. Che fiumiciattolo che hanno fatto. Sì, lo stacco qui è veramente brutto da vedere, però vabbè, oh, dai. Questo non è male. Be proud, Mr. Wu. Ah, ok, allora forse non mi ricordavo più il gioco originale, ma queste zone Cowabunga! sì. Queste sì, forse perché le avevo giocate poi successivamente. Il gioco originale invece è troppo vecchio, diciamo. L'avevo giocato un anno solo prima. No, magari questo l'ho giocato 1 o 2 anni dopo, che si ricorda. Appena ho avuto un internet decente, perché comunque avevo 56k all'epoca, ci mettevi una vita a scaricare. Dai, andate a fanculo, schifosi. Ah, oh, schiatto di aria. Cri 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 cri. Dai, cribbio. Cazzo, siamo finiti. No, ci sono le vespe. E non c'ho ancora il gas. No, niente gas. Non è fatti sotto. No, 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 no. Ai 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 ai. Ma c'è qui una chiave, ma pensa a te. Se vabbè, minchia che bastardata però. Sono più bastardi di quelli degli sviluppatori della 3D Realms. Ma cazzo è che devi cercare proprio bene sto coso. Adesso non so quando ci servirà questa chiave o se ci sono. Eh no, serve proprio subito, cazzo. Ma tu da dove cazzo arrivi? Va bene, ok. Sì, no, ci stucchiamo davvero, si saranno stuccati per secoli a giocarlo a difficoltà superiore. E qua c'è anche la bastardata che se prendi qualcosa di utile per proseguire ti fanno uscire il mostro. Sì, no, comunque bravi. Level design ci sta. Poi l'ultima espansione, che adesso non mi viene in mente come si chiama, che poi giocheremo, invece è stata anche testata addirittura da 3D Realms. E uno degli sviluppatori addirittura è stato assunto per sviluppare Duke Nukem Forever. Cioè, quindi ha fatto un grande affare, non ha fatto un cazzo per anni, perché poi ha finito di svilupparlo lì, chi era la Gear? Chi è che l'ha finito di svilupparlo? La Gearbox. Duke Nukem Waiting Forever. Sì, la Gearbox, ha finito di svilupparlo. Vabbè, spero che l'abbiano assunto la Gearbox. Però vabbè, però anni non ha fatto un cazzo. Era lì a cazzeggiare. Infatti loro mettevano sempre le foto, perché Duke Nukem Forever, intanto non facevano un cazzo. Tutte le foto di loro che cazzeggiavano. Indovinate cosa stiamo facendo in questo momento, magari.
dato l'idea di dire tra indovinate se stiamo cenando, se stiamo facendo altro, insomma comunque stavamo facendo un cazzo, ecco perché non riesco a formulare una frase corretta. Non stavamo facendo un cazzo, dai, indovinate lo stiamo facendo, un cazzo state facendo, un cazzo, proprio niente. Carino questo posto comunque, spiace perché minchia, se avessero sviluppato bene Duke Nukem Forever probabilmente sarebbe uscito bene. Però madonna, è morto subito, che cazzo è? Figata il fuoco. Allora, esploriamo bene il resto della casa, carino però il posto. Abbiamo bisogno di salute. I like sword. That's a personal weapon. No, minchia, ma mi ha ammazzato sto bastardo. Per colpa di sto coso del cazzo. No, usiamo questo allora proprio, sto bus. Ok. Fantastico. Perché è caduto un teschio? No, non prende la vita qui. Gold key, ok. Chissà se ci sono tanti segreti anche qua. Ma in quello vecchio, dai, comunque è andata discretamente. Un bel po' di segreti li abbiamo presi. Sono tanti nemici qua fuori? No. No, lì dentro. Non è dietro questa porta. Ok, va bene, va bene, va bene, ho capito. Allora, giù in cantina. Giù nello scantinato. E Dimitra. Ecco, muoiono in fretta. Vabbè, perché sono i primi. Sono più deboli, poi man mano che incontri quelli che invece possono sparare anche razzi, diventa un po' più complicata la situazione. Secondo me c'è qualcosa, vediamo. No, questo vetro è indistruttibile. Dove? C'è del TG. Prot. Eccolo qua che si apre. Okay. Ok. Kawabunga. Planet Quake Infinity. Chissà se esiste ancora questo sito. Ve lo lascio un attimo, magari esiste ancora, chi ne so. Provate a vedere. Magari no. Magari sì, chi lo sa. Curiosate, curiosate. Grande se Shadow Boy. È un casino fare i tasti a quanto pare. Sono molto diversi dal gioco base. Ma c'è una bomba nucleare lì sopra. Come si prende? Ah, ho capito. Qua, bene. E vabbè. Ovviamente non è facile. Cazzo, cazzo. Ok. Ah. Il resto. Vabbè, forse anche da qui si arriva, no? Non
ci arrivo. Prima di tutto salviamo perché continua a farmi male col fuoco. E niente, non ti fa salire lassù. Dai, basta, basta, basta. Ma questa porta qui che cazzo è? Uno sguardo su quello che sul posto in cui dovrei andare. Sì, perché c'è la chiave. Ma come scorreggi e caghi sotto la doccia? Hey baby, pull my finger. Dai, 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 dai. Scherzavo. Niente, l'acqua del cesso non è facile da fare a quanto pare. Non sono riusciti a farla scendere. A quanto pare l'acqua del cesso è un casino. Niente, sta porta semiaperta ti fa vedere la sezione successiva. Vai, carichiamoci un attimo la vita. No, no, aspetta un attimo, aspetta un attimo. C'è l'amica della salute qua dietro. Dai, dai, apri qua, non perdiamo troppo tempo. Via. Ok. Perfetto. Lo risalviamo e via. Via, 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 veloci. Scusate, ma ci devo prendere la mano anche con questi livelli speciali. Oh, ok. Prot prot. Ok, mancava qualcosa, la piscina. Qua sotto c'è la chiave per andare avanti. Oh, la bomba gas, meno male, questa è utilissima. Per gli insetti, meno male non ci sono i piranha nella piscina, va. Una volta. Non serve sto tasto. Oh damn, I'm running into walls now. Boh, forse ho fatto spawnare il biscotto della fortuna, non lo so. Non ho proprio idea. Bye bye, bye bye. Vabbè, dai, basta. Andiamocene. Il metodo di Frank Ramone. Vedete cosa stiamo facendo? Programmando la merda nei cessi da lanciare. Si sono persi un po' via. Allora. Che storia, non lo do. Aia. Ma giusto che si tiro pugni, le cose mi faccio male. Attenzione. No, niente segretuccio. Speriamo che non sia un tasto da schiacciare più volte, insomma, che abbia attivato quello che c'era da attivare. Prot prot. Ma qui c'è un'armatura. Stupida porta bloccata.
Non è che devo far fuori lei per avere la chiave. Andiamo. Poveraccia. C'è anche il buco per far scorrere via l'acqua, ma pensa a te. Ah dai, lasciami in pace. Gli è piaciuta l'idea di far stuccare la gente. Bene. Dov'è la gold key? Non so, riprovo da qua. Partiamo da qui. Proviamo ad arrivare dall'altra parte. Ciao, Pep. Ma è già un miracolo che sia riuscito a prendere. Ah, le bombe nucleari. Non è facile perché sbatti contro il soffitto, quindi come cacchio fai? Oh, bene. In realtà ce l'abbiamo fatta, dai. Salviamo. Ok, facciamo pezzi un po' di gente. Un repair kit per fare. Che figo, c'è la macchina. Tanto recupero i messaggi, adesso arrivo, un attimo solo. Ah, la gold key non serve? Cioè, cioè, potevi saltare tutto così? Pensa a te. Tra l'altro la gold key è una trollata, cioè, non c'è niente qua. Davvero, ma dov'è sta cazzo di gold key? Capito che è una follia cercarla ancora, eh? Però, dove cazzo è? Dietro mi ha detto che non c'è, forse qui? Eh no, dai, non può non esserci, no? Penso che l'unico sistema fosse quello. Eccola qua. Ah, ecco che c'è, ok. Ma che cacchio? Ah, ok, non poteva non esserci. Ok. Era semplicemente qui. Perché non l'abbiamo visto prima? Forse perché bisognava andare in piscina, cliccare il tasto e in questo modo ti apri la strada per la chiave d'oro. Va bene. Prot prot. Usiamola a sto punto. La teniamo a fare nell'inventario, così. Tanto per. Ah, poi nel corridoio c'è un po' di roba però. Ok. Salviamo. Che storia, si para di fronte a un'automobile. Che è quella con cui te ne vai? Finisce così. Sempre meglio esplorare. Un attimo. Ok. Ma vaffanculo. Ok. No, sto tollone non va. In effetti non c'è neanche il volante. Niente. Inutile.
Curiamoci. Ah, better than acupuncture. Ok, fantastico. Hero Infinity, a proposito di mod, figo che hanno aperto le mod su Stalker console. Bello, finalmente. Una buona notizia, bella notizia, finalmente. E quindi? Ah, chiuso qua. Beh. No, sta macchina di merda è tutta sbuffata, ovviamente mi è anche esploso addosso la roba. C'è un tasto da qualche parte che mi sono perso. Gran level design, però gran burdel. No, qui non posso saltare, sono immobile, quindi non posso raggiungere quel punto lì. E invece sì. Che strano però, come si apre sto coso? Penso sia finito qua a livello, ah ok. Via! Occhio, c'è già quello che si sta, anche lanci razzi. Basta, 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 basta. No, arrivo tutto conciato, ma vaffanculo. No, davvero, come si apre comunque, al di là di tutto. Allora, mi ha tratto l'antipas dal tubs. Un uomo che compra una gatta affogata paga per una possibile niente, era il biscotto, esatto. Figo, vero? Sì, figata, finalmente che aprono alle mod, meno male. Era ora, diciamo, era ora. No, davvero, comunque al di là di tutto, cioè, questo qui è davvero l'unico sistema per passare oltre. Oh, che roba strana comunque. Sì, ho capito che ci riesco, però cazzo, che vabbè, che strana roba. Porca miseria, non è che quel tasto lì apre sto coso qua. No, non ci provo più, basta. Oh signor, che è anche difficile raggiungerlo così, porca zozza. si vede che o più amatoriale, dai, si vede. Senti, andiamocene via subito con la macchina, succatemelo, ciao. E crepa, ok. Ma che cazzo? Dai! Ma che cazzo era? Vabbè. Figo sì, comunque che aprono le mod anche su console, era ora. Era ora, perché così ti permette davvero di rendere il tuo gioco preferito infinito. Anche qui, in effetti,
allungava il gioco. Adesso va bene, lasciamo perdere questa cosa strana che non ho capito, che magari mi sto perdendo semplicemente un tasto che c'è qua in giro e non lo vedo. Mi è sfuggito e non lo vedo perché mi sembra davvero strano per doverlo raggiungere in quel modo lì. C'è un tasto che mi sfugge. Sembra davvero molto molto strano. Ma boh, fa niente. Scusate, facciamo un attimo. Ci sbatti contro, quello è un problema. Che strano. Vabbè, non tutte le mod sono così. Non lo so, davvero, magari mi manca qualcosa, mi manca da colpire col tasto da sotto. Così apro la porta lì, non lo so. Perché così mi sembra davvero un po' particolare come situazione. Niente, troppo particolare. Riproviamoci. Non la tipa che scorreggia. Curi, 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 curi. No, è male chiuso. Che strano, davvero strano. Palle che quando arrivi mi si è dimenticato di fare. Arrivi, però ci sono i casini più totali. Via, 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 via. Ciupatemelo tutti, sì, va bene, ciao, 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 ciao. Oh, bitte Zipfly. See my stick shift? In the fourth gear. Bullseye! Ok, uff. Anche se abbiamo poca vita conviene salvare, via. Purtroppo non niente di mondoni come Stalker Gamma o Anomaly. In futuro chissà, chissà, chissà. Speriamo. Devo poi vedere come funziona, magari finisco prima il terzo capitolo. ti vanno a scavalcare, a quanto pare sì. Boh. Invece cosa c'è? Cazzo è? Solo per capire che come è fatto per evitarlo in futuro. Ma merda, è una mina mai vista nel gioco. Cazzo se la sono inventata sta roba. Ma non si vede nemmeno. Dov'è? Ma non va, cioè mica trappola. Veramente stronzissima. Ok, ma boh, quando si sente così, niente. F6 e via a cercare di capire come fare. Aia! Ok, vediamo se c'è qualcosa di interessante qua sopra. Assolutamente no. E invece c'è un segreto. Addirittura il cuore strappato, benissimo. Si vede decisamente che è fatto da altri. Eh sì. Sì, hanno delle buone idee, però diciamo la varietà si vede che è un po' tutto uguale qua. Però vabbè, oh. Vaffanculo. Meno male avevo fatto il salvataggio.
Sì, vabbè, ma minchia, non vale così, dai. Vabbè, e quindi? Vediamo quali opzioni abbiamo per evitare sta merda. Posso fare una bella retromarcia? Sì, ma mi faccio un male cane lo stesso. Dai. Comunque era Sonic che non prometteva, permetteva le mod. Meno male che stanno aggiornando anche loro. Sì, finalmente è ora. Perché invece su coso erano già disponibili, per esempio, su Xbox, su Microsoft. Beh, su PC sì, ma dicevo su Xbox. Era ora che si stanno aggiornando. Sì, meno male che stanno aggiornando. Si stanno modernizzando, era ora. Troppo tasto da fare tra strato e cancello, non lo so. Sì, non vale però, dai. Cioè, questa è una cosa che non è che mi stia facendo impazzire. Dai, ci rimetto troppa salute, cioè, minchia. Come faccio a distruggerla? Non si vede, non posso fare un cazzo. Cosa devo fare? Bene, mi sono fatto male tanto quanto. Voglia di usare il coso, il comandi da console. Ma già, non ho mai usato la mappa nell'altro gioco, però c'è. È vero, non ho mai usato la mappa, perché se mi ero completamente dimenticato di usare questa funzione. Lol. Ah, non ho idea di come funziona su Xbox. Ok, vabbè, fa niente. Like Chinese New Year fireworks. Vabbè, dai, accontentiamoci. Aia, dove cazzo è? Sopra. Salute, mi serve della salute. Vabbè, minchia, mi sta venendo voglia di mettere l'invincibilità. Come si fa? Opzioni. Dov'è che si mettono? Sì, figa la mappa, è stata proprio tanto nel gioco originale, però va bene, in tante situazioni non sarebbe cambiato molto, perché proprio non si capiva, cioè almeno non si capiva, era un po' complicato il level design, quindi ci perdevamo facilmente. Era proprio difficile proseguire, ecco. Era proprio difficile proseguire, o no? Non che va colpito al volo mentre si alza da terra, boh, proviamoci, dai. T'ammazza. Vabbè, ma non vale, cioè, fatto davvero troppi danni. Ma che tu che mi rompi i coglioni, ma non, ma smettila. Si vede decisamente che è fatto da altri, è un po' strano, un pochettino strano, eh. Ma c'è la bomba nucleare, vero? Dai, non si è fatta niente la bomba nucleare. Non gli ha fatta niente la bomba nucleare.
Che cazzo se la sono inventata sta mina qui del cazzo? Sanno solo loro. Damn, maledizione di un cazzo di carro, di camion di merda che non mi fa salire in fretta sopra lì. Eccolo. Oh, fatto. Un camion di merda. Vaffanculo il camion di merda. Andiamo avanti se ce la facciamo. Minchia. Sì, ecco quello che stavo dicendo. Cioè, nel gioco non era tanto un problema a volte avanzare o trovare la strada giusta. Anche perché comunque Yohu! È proprio complicato proseguire nel gioco, perché è davvero difficile. No, niente. Better than acupuncture. Mi chiamano male, oh. Oh damn, I'm running into walls now. E per ora le musiche mi sembrano identiche a quelle del gioco standard, insomma. Ne rimarrà uno solo, ci sta, dai. Quindi se avessi sbuffato sta roba della spazzatura, ahia, non sarei riuscito a salire là sopra. Aiuto! Dove cazzo mi stanno sparando? Aiuto! Ok, fatto, ci siamo. Mamma mia! Agevola solamente la dipartita, esatto. Vabbè, minchia. Sayonara, scumbag. Ma vatte fanculo. Better than acupuncture. Foni. Ai 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 ai. Bip 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 bip. Chissà dove l'ha nascosta però, porca zozza. Salviamo finché è possibile stare in vita. Sali sulla pattumiera. Dai. Che strana roba questa, no? Boh, va bene, pazienza. Spacca un po' la pattumiera, vado a glitchare questa roba qua sopra. Salva. Mamma mia. Appunto, come stavo dicendo prima, la mappa più di tanto non serviva, era proprio il try and error a volte. Oppure a volte erano talmente nascoste le cose. Anche se usando la mappa dici che perché ti fa vedere il livello in cui ti trovi, non ti fa vedere i sottolivelli, ti fa vedere solamente il livello in cui ti trovi e basta, non è che ti fa vedere, che ne so, se c'è un livello, se c'è qualcosa di nascosto ti devi arrangiare. Qui lo si può capire perché adesso non si può capire un cazzo perché in realtà non c'è niente qui. Sa che si va verso qualcosa di sexy. Questa musichetta. Salva, 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 amica. Salvare sempre. Ah no, forse era solo la musichetta. Adesso lo sorgo. Occhio.
mettiamo giù come burro. Ci serve la chiave di accesso rossa. Ancient Chinese secret. Vai. Cambia arma. Ok. No, questi sono indistruttibili. Va bene. Dai, vaffanculo. No. Meno male che ti danno un po' di salute, va. E crepa. I like big weapons. Bastardi, bastardi. Sì, bello tosto. Meno male che ho messo normale. Meno male, va. Sì, come dicevo, appunto, la mappa alla fine ti fa capire solamente bene o male dove, più o meno dove sei, però vabbè, non è che ti svela tutto. Infatti nel gioco tante volte c'era da andare magari sotto, farsi una nuotatina, farsi un giretto, o sbaglio, Johnny, o sbaglio. Troppo una mappina così, dai, non è fondamentale. Oh, cazzo. Vabbè, non abbiamo ciò che ci serve, quindi, boh, facciamoci un giro sui tetti. Minchia, al primo livello ci sono, cioè al secondo livello, pardon, ci sono già dei super bastardi così. Buono. È vero che è più breve, mi sembra che sono in totale 13 livelli. Potevano evitare di farti salire fin qua su, ma che brutto. Così. Così non è il matrio. La tesserina rossa è qui, trovata, bene. Bravo, un po' di dolore che fa sempre bene. Oh signor, che burdel. Carina questa pubblicità del Tamagotchi. Tamamuazzi. Sì, beh, il periodo del Tamagotchi, grande. Che viaggio nel tempo. Non ho mai avuto il Tamagotchi. Vabbè, poi che cagata. Sarebbe stato brutto tenere in vita il tuo animale. Sai come sarebbe stato adesso? Ci fosse ancora dentro la pila. Speravamo, non andando a fare due cose. Ok, va bene, va bene. Tra poco, Johnny. Allora, adesso abbiamo la tesserina rossa. Ok, abbiamo la tesserina rossa e possiamo entrare qua dentro. Via. Giù l'ascensore, su l'ascensore. Poi. Finale. Il posto che è tutto esploso. Ok. Che cacchio, smettila di esplodere. Salvataggio. Assolutamente. Oh,
adesso basta, no? Ho già detto che la mappa non ci avrebbe aiutato, perché uno dei posti in cui ci siamo stuccati di più era quello di cui c'era una piccola area segreta, e quella non te la faceva vedere. Adesso mi è venuto in mente che c'era praticamente da fare esplodere una, come si chiama, non c'era nessun, cioè non si vedeva un cazzo sulla mappa, perché era, infatti forse lì avevo anche provato, poi da YouTube l'ho cancellato ovviamente, e lì non si vedeva un cazzo, semplicemente c'era un buco nel muro, dovevi sparargli un razzo e far uscire l'acqua, e l'acqua alzandosi ti portava a raggiungere la chiave, quindi lì non si vedeva proprio la crepa nel muro, perché era troppo bassa la gamma, tutto lì. Sì, vabbè, adesso però dove devo andare, pardon, che cazzo mi è servita sta cosa? Che cazzo mi è servita sta cosa, scusami, ma ci siamo arrivati comunque, ci saremmo arrivati comunque, non... Qua ci siamo già stati. C'è un altro punto in cui va usata la tesserina rossa. C'è sempre questa pip 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 qua che ci sta addosso. Probabilmente bisogna salire lì sopra. Ma come? Cioè, a me non lo so, perché di qui sembra che ci sia un passaggio, però non lo so. No, qui sembrerebbe proprio di no, non lo vedo il passaggio. C'è questa mina pronta ad esplodere da qualche parte. Adesso è sopra questo palazzo qui. Attenzione. Chiaramente da usare un'altra parte, andiamo. Duke Burger, mica grande. Ho aggiunto qualcosa di Duke Nuke. Dai, no. Meno male che avevo appena salvato, va. Va, te fanculo. Quasi le chiavi sono diventati un modo giusto per farti trovare un po' di bonus, e buona. Per andare avanti. Devi trovarti tu la strada. Dov'è? Mi hanno detto che era di qua, eccolo qui. Ok. Attenzione a sto stronzo. Questo è un po' più semplice. Ok, bene. Ok. Ok. No, vogliamo dire. Poi volevo esplorare anche questo ufficio, non si sa mai, magari c'è qualcosa di utile. Sì, minchia, è brutto. Ok. Bene. Basta. Salviamo. Minchia, è sempre difficile avere un buon livello di salute. Quello sì. No. 200 di salute li abbiamo raggiunti solo nel livello finale, prima dello scontro con Zilla, che tra l'altro è strana la cosa che uscisse boss e non Zilla. Doveva uscire Zilla, non boss, probabilmente nella remastered
non sono riusciti ad inserire questa cosa. Non so, non vedo altre spiegazioni su perché si chiamasse così e non il suo nome. Ma vaffanculo. Un attimo. Aia purco digel. Niente, proviamo così. Niente, serve solo ad accelerare la ripartita come dice Johnny. It is natural to die. Sì, ma che bastardata comunque. Questa è una merda, detto sinceramente. Vaffanculo, però funziona a quanto pare. No, sono un cazzo. In effetti se funziona la bomba nucleare. Vediamo se funziona. Stand by. 3, 2, 1. All systems ready. Warning. Esploso adesso. Vaffanculo. Va bene. Però rimane qua. Ma non vale, cioè. Come faccio a passare di qua? I like sword. That's a personal. Come faccio? Aiuto! Posso usare tra queste cose? Vediamo. Gli occhiali per la visione notturna non mi aiutano. Flash bomb? Vediamo. No. Niente, non mi aiuta. Smoke? Non lo so. Proviamo la smoke bomb. I am the shadow. Perfetta proprio. Poi? Smoke? Gas bomb? Oh signor. Col gas. Quindi col danno continuo. Cioè con la gas bomb funziona. Altre armi che funzionano per stanare sta schifezza. Proviamo un po' tutto, dai. Queste no, ci ho visto, aia. Questi non ci permettono di vederla. Anche il fuoco di questo funziona. Bene. Ok. Ok, così funziona. Bene. Rifacciamolo, l'ho fatto bene. Benissimo. Oh, perfetto. Bene, un cazzo. Fatta bene sta cosa. Ciac, ciac, ciac. Uff, ce l'abbiamo fatta, dai. In effetti la nostra strada era proprio questa. Ok, siamo a livello successivo. Oh, che cazzo. Dai, missili a ricerca di calore. Basta, basta, basta. Stand by. 3, 2, 1. All systems ready. It is good day to die. Ok. Time's here.
Siamo arrivati all'ospedale. Non si vede cosa c'è dentro, ma non riesco ad aprirlo. C'è una chiave d'accesso, ma non riesco ad aprirlo, accidenti. Oh, bene. Sì, dai, si vede che è fatto da altri, però non è malissimo, però è bastardissimo. Sì. Sono delle cose veramente bastarde. Si vede. Perfetto. Beh, siamo messi abbastanza bene, dai. Salviamo immediatamente. Dai, pigliala. Si riesce. Così vicino, così lontano. Probabilmente c'è un tasto da schiacciare che apre tutte queste porte. Abbiamo abbassato un po' io la guardia qua, no? Già stavo per te. Holy shit! Oh. Stile Star Trek, figata. Tipo easter egg, che altro? Oh. Come si è aperto? Urca, si è già stimato. E come ci arrivo? Ci arrivo. Urca, 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 quanti nemici. Ok, fatto a pezzi. Chi spara così? Sparano da sopra, sparano. Sparano da sopra, sparano. Oh, ma chi è ancora? Non sparare a quel tasto. No. No, perché me lo fa vedere. Questo rimane attivo. Un piccolo ascensore che adesso prenderemo. Salviamo. Già un po' meno di distruttivo rispetto a prima. Questo cosa ha aperto? Buh. Questo? Una fornace. Ok,
C'è una chiave d'accesso. Sì, vabbè, è una fornace orrenda e bollente. Trollata, come ci arrivo? Ma passando attraverso le fiamme dell'inferno. Ma dai. Ok, dai, non scottano più di tanto le fiamme dell'inferno. Che tasti piccoli, mannaggia. Un po' più grossi. Ok, qui niente. Ok, esploriamo per bene, via. Esploriamo per bene, hai visto? Ecco una quella crepa. Che burdel. Ma questa la dobbiamo tenere perché a quanto pare è molto utile per proseguire nel gioco, per evitare le mine. No, 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 no. Aia. Stronzi. Beh, dai, comunque per essere livelli fatti da persone a caso, diciamo, da appassionati, da sviluppatori per passione, beh, dai, non è male. Una testa lì è utilissima, siamo full. Utilissima per levarci dalle palle le piccole bastarde esplosive. Salviamo comunque. C'è un modo più delicato di scendere. No, ma non serve far così, farsi del male. Non è proprio necessario. Basta far così. Poi abbiamo detto: allora, una chiave che abbiamo trovato. Allora, abbiamo sbloccato la chiave gialla. Eccola lì. Intanto prendiamo la vita che ho visto da questa parte. Salviamo. No, level design comunque, al di là di tutto, non è fatto male per niente, no? Che spazi piccoli in cui ci dobbiamo muovere. Eppure sono riusciti, aia, vaffanculo, a creare una certa varietà. Allora, qui no. Tessere non ne vedo. Mi servirebbe quella blu. Questa non si apre. Quella gialla dovevo usata. Niente, anche la cimice. Beh, cimici. Sono quelle del KGB, Johnny. Sì, anche qua l'altro giorno ce n'era una a romper le balle. Questo segreto l'avevamo già scoperto, infatti abbiamo già preso quello che c'era da prendere. Perché da qui non ti fa vedere, per esempio, dov'è che serve la tesserina gialla che abbiamo preso, un'altra tessera, quella rossa che ci è servita ad avanzare.
Qui non vedo niente dove ficcare la tessera, quindi oh. No, qui serviva con la blu, come ho già detto. No, questo serviva per sparare questo tasto qua, questo buco qui serviva a sparare il tasto lì. Poi, vediamo. Attenzione, secret. Ancient Chinese secret. Bene, figo. Fa piacere trovare un segreto a questo punto. Allora. Occhio per la tesserina. Boh. Gialla, l'abbiamo appena raccolta. Abbiamo appena raccolto la tessera gialla. Quindi per forza servirà la tessera gialla. Io nel frattempo continuo a salvare perché non si sa mai, sbucano i nemici anche alle spalle. Di occhio per la tessera gialla, se vedi qualche punto in cui possa ficcare sta cazzo di tessera gialla, dimmelo Johnny, perché al momento non lo sto trovando. Ci sono degli esplosivi, vediamo. Ok, serve ad arrivare a questo lanciamissili. E salviamo assolutamente. Cerchiamo di muoverci con attenzione, guardandoci bene in giro. Addirittura la tessera verde. Uno sguardo sul futuro. E come ci entro qua? Questa non va. Questa nemmeno. Non ci passo qua, no, sono troppo grosso. Non ci passo. Boh. Ridere che è girata al contrario, quindi vuol dire che devi arrivare dalla parte opposta. Qui abbiamo detto c'era sto fuoco, nient'altro. Vabbè, ho trovato un uzi clip. C'è sto cazzo di ascensore che ti porta qua, ma non c'è nulla. Come dicevo, purtroppo la mappa non aiuta, perché dici che ha capito che qui c'è la stanza, ma non ci entro. C'è qualcosa da far esplodere con lanciamissili qua. No signore, questo l'abbiamo già fatto. Ascensore già visto qua sopra. Allora non ci sarà dopo la tessera, ma no, la tessera rossa ci è servita per arrivare qua, e qui abbiamo aperto per la tesserina gialla. Cioè, quindi un'intera stanza per un solo tasto. È pazzetto. Qui c'è la shortcut, praticamente ti riporta indietro, che farebbe pensare che dici da quella parte si va avanti. No, qui serve la tessera verde, che non so cosa servirà.
No, no, assolutamente no. È chiuso. Oh sì, questo è il posto. Vediamo. Aia, che cazzo, no, sono tornati qua. Dai, per una volta che avevamo un sacco di vita. Ah, che magia. Che schifo, minchia. Blah, maledetta cimice di merda. 20, sì, non lo so, non sono troppo veloci. No, no, non ho toccato nessun volume. Non ho toccato nessun volume, ho detto sinceramente. Visto prima che ho guardato, visto che erano tutti uguali. Non ho toccato né il volume mio della voce, né il volume del gioco, niente, 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 niente. Va bene, allora, ritroviamoci un attimo qua. Dove cazzo bisogna andare? Non ho capito. Ma appunto ti dici, trovi la tua tesserina gialla, no? Boh, qua, non lo so. Che vedi, non ti fa vedere anche dove sono le tesserine, non vedi i fuochi per terra, così rischi di andare a bruciarti le chiappe. Poi sbarella tutta, essendo abbiamo un DLC. Ma che cavo? Qualche tasto da premere sparando. E no, anche perché quella lì è la stanza in cui... Ah no, eh no, sempre sì. Sì, sì, ci mette sempre con la chiave blu. Ci siamo stati. In piccolo da qualche parte, qui non lo so, questo niente, green key per questa porta, vedi che la mappa non serve un cazzo, c'è cioè, boh, vabbè. Ti fermi. Allora, qui apri la porta, qui apri, scendi. Vai a prendere la tesserina gialla che è qua. Trovata la tesserina gialla, bu. Oh damn, I'm running into walls now. Non mi dire che è sull'ambulanza. Potrebbe essere a sto punto, non lo so. A sto punto potrebbe essere ovunque. Non si passa, ovviamente. Tutto sto casino per trovare la tesserina gialla che era qua dentro e poi buh. Deve essere da qualche parte in piccolo, ecco perché non lo vediamo. Sicuramente da qualche parte. Abbiamo sprecato sta roba, beh, chi se ne fotte. Tanto non l'abbiamo mai usata.
C'è un'altra stanza, ma ci siamo stati. Uff, sono di nuovo visibile, ma non serve a niente, non capisco che cazzo serve. Questa roba che ti rende invisibile. Forse una volta c'era il multiplayer, non sono riusciti ad inserire in questa espansione. E niente, quindi non... Quindi ti attacchi, non c'è, non serve a niente sta cosa di invisibilità, ti vedono sempre i nemici. E no, facendo così ci chiudiamo la strada, qua dietro invece, dietro le fiamme qui, c'era la tesserina che abbiamo trovato, quella rossa, era in mezzo alle fiamme, la tesserina gialla in mezzo al piscio, non lo so dov'è che è. Visto che è gialla, gialla come il piscio. C'è questo tasto nascostissimo per proseguire, appunto. Non so, deve essere qua l'inghippo, ma non riesco a capire dove. Anche se in realtà questa stanza ci dovresti entrare... no. La stanza potreste anche entrarci. Beh, dovreste entrarci con la tesserina, con la tesserina blu. Boh. Se è davvero un burdello, questo dimostra appunto che il fatto che la mappa dici boh, non c'è, dici boh, con dove cazzo vo? Non che rimangano le impronte per terra. Dove minchia va? Vedi, aiuta fino a un certo punto, perché dici boh. Qui ci arriverai con la tesserina verde. Qua non ci vai, peccato. Oh signora, quel tasto qua non l'avevo già premuto, ma non era quello per far scendere, vabbè, così diventa un precipizio senza fondo. No. Oh signore, era questo tasto qui. Ma vada via il chi. Da quelle scale, minchia che storia. Sì, vabbè, ma... il tipo scorreggione. Perché sono girate al contrario le chiavi? Vabbè. Vabbè, se l'altra serie di espansioni, comunque non sono tanti livelli, quindi rassicuro sul fatto che non è che ci sarà da rimanere stuccati così tanto per tanto tempo. Ma niente, così ti chiudi dentro. Bene, che figo, ciao, tocchi col ciccione scorreggione. Da mangiare per un po' ce l'abbiamo, quindi. Lo va anche il cannibale. Ok. Le scale, sì, minchia, ma che robe nascoste. E quel tasto lì mi sembra di averlo schiacciato prima, ma... E niente, mi sbagliavo. Niente. Che cazzo devi fare? Boing, 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 boing. Tra l'altro, appunto, sono sbagliatissime le scale così, sono strane, sono troppo alte. Vediamo se mi spiaccicano, se si crea qualche bug facendo così. Ok, no. Allora, vediamo prima qui cosa c'è. Sotto il gran bordello, ok. Taffanculo. Questa è un'altra stanza, c'è sempre lo stesso ciccione, ma... Everybody did. I like that. Oh, damn, I'm running into walls now. No, e finalmente riesce ad aprire questa porta. Che burdel, veramente, oh.
Poi c'è l'altra parte della stanza e qui c'è la tesserina verde. Like Oh, fischia. Via veloce, era qua sopra, giusto? Salviamo, per carità, salviamo. Sbuffando questa roba, cosa troviamo? Un tasto. E un'altra bomba nucleare. Ma niente, torno sempre qua. No! Mi ha ributtato indietro, ma vada via, ciap. A me, meno male che sappiamo bene o male dove andare. Allora, sempre più su. Salviamo. Spazi così piccoli, perché ti danno così tante? Perché ci tengo così tanto a darti la bomba nucleare? C'è un buco di culo, se la fai esplodere sei fottutissimo. Ma strafottuto. No, dai, farsi male per prendere i missili, no. Vaffanculo, va. Che ridere che riparte. Ci sono i Pig Cop di Duke Nukem. Va bene, il passaggio comunque è questo. Ah no, merda, ci sto qua. Ok, fino a qui ci siamo. Ah, qua ci serve la testa gialla, ma pensa a te. No! Dai, non rompere i coglioni! Da. Bene, se sono un attimo buggato, adesso si riavvia, ok. You no mess with Lo Wang. Ma no, che cazzo ci facciamo qua al boss finale? Niente. Ok. Adesso riavviamo un attimo. Niente, sono un attimo crashato, però. Meno male che per fortuna ci vuole un attimo, va. You no mess with Lo Wang. Esatto, carino, un po' così è stato il level design, mentre il gioco originale aveva un senso i vari puzzle. Sì, vero, vero. Vero, vero, vero. Sono d'accordo. Beh, intanto non sono molti livelli, diciamo, se si rivela bruttino, come stavo dicendo, non è che ci sarà da soffrire più di tanto. Da soffrire più di tanto. Esploriamo, vediamo come sono, tanto anche per curiosità più che altro. This is not a Shaway. This is a tournament. This is for real. Ok, dov'è il tipo lì, il boss è qua? Ops, troppo vicino. Forse non è un boss, un mini boss. Vediamo. Ok. Perché non arriva fino in cima, porco il suo cane? E basta, oh, ma che è? Oh signore, che cazzo mi stava facendo male? Boh. Oh, mamma mia. Ho tirato sulla pattumiera e non mi sono fatto male, nonna.
Stuccatissimo tipo. Sì, no, carino il level design, però per il resto. Oh, ma perché continua a farmi del male? Basta! Che cazzo è che mi spara di continuo? Qui serve la tessera verde. Questo qua. E alcuni non li vedi proprio, sono troppo lontani. Vediamo, la possibilità. Continuiamo a dargli una possibilità, dai, fino alla fine, che se ne frega, non sono molti livelli. Capitolo comunque abbastanza breve, vediamo. Perché anche nei peggiori DLC ho visto comunque dei design molto interessanti. Cos'è che ha aperto sta roba? Cos'è che apre? Che ca... Ma qui il sito te lo pubblicizzano ogni 3x2 anche nei posti più nascosti. Va bene, allora. Quindi col tasto qui serve ad avere la green key. Eh sì, oh signore. Sì, serve avere la tessera verde. Salviamo prima di tutto. Not enter, vabbè. Aspetta, questo l'hanno preso da Duke Nukem, però mi sa, eh. O c'era già nel gioco, non mi ricordo. L'avevano inserito anche in questo. Altre scale. Saliamo subito. Se mi prende. No, no, no. Ok. Beh, abusiamo un po' di quest'arma qui, che ci hanno dato un sacco di proiettili. No, troppo abusato. Niente, tutto bordello per il Uzi Clip. Siamo riusciti a far fuori lo scimmione senza neanche vederlo. Benissimo, tutto sto bordello per un po' di vita, però effettivamente serve. Quindi adesso noi che chiave abbiamo? Quella verde. Oh, l'armatura fa sempre comodo. Shuda! Mi ha mandato da zio. Ma perché fa danni nel tempo? Shuda! Danni nel tempo perché c'è gente che ti spara che non vedi tanto bene. No! Scemata che ho fatto. Mi apri sta merda. Ok. Questo liquido fetido e schifoso. Dove ci porta? Ah no! Ci puoi entrare tranquillamente nel liquido fetido e schifoso. A quanto pare sarà il modo per arrivare alla chiave blu. Sarà questo? Questi qua sono più fastidiosi che altro. Calmati un attimo. Qui c'è la tessera rossa invece da usare. Ok, ricordiamoci che alla fine delle fogne c'è da usare la tesserina rossa. Oppla, oppla. Allora, la tesserina verde invece dove va usata? Lì no, perché c'è quella blu. Torniamo un attimo indietro.
Fanculo. Non sono fatto un male cane bestiale per niente. Chi è che mi graffia tutto spiano? No, dai. Sbatta. Allora, rivediamo un attimo la faccenda. This is not a charade. Eccolo. E mori. Vaffanculo, non ti te lo metti. Prima spara, poi chiedi. Eh sì, spesso e volentieri ci sono nemici che non vedi, che sono abbastanza imboscati. Ancora più bastardo appunto del gioco originale, dove ogni tanto capitava che ci fossero nemici che si riparavano, ma qua è proprio bastardo, bastardo. Prima riempi i proiettili esplosivi, poi chiedi, dai. Sì. Sono strane le musiche, non capisco, mi sembrano tutte uguali, ma perché? Ho detto che le avevamo fatte apposta per questo gioco. Non mi sembra. Oh, la tessera blu, bene, 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 bene. Ah, ok. C'è qualche taglio nel muro? No, va bene. Oh, cazzo! Muori, scimmia schifosa. Oh, sarebbe il caso di usarla la prossima stanza con tanti nemici. Questo ci torna utile. Adesso qui la tessera verde. Un segretino. No, questa porta non si apre proprio. Vabbè. Cioè la tessera verde ce l'abbiamo già, adesso abbiamo da usare la tesserina blu. Dov'è che era? Qui in fondo alla fogna. Ok. Porca troia, no, c'è quella rossa da usare qui. Oh! 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 Fatemi passare, purco d'Eagle! No! Dai! No, dove siamo adesso? Non mi ricordo più, aiuto. Allora, no, qui a quanto pare abbiamo ripulito tutto. Infatti abbiamo già la tesserina nuova. Esatto, si pare e poi si chiede chi è. Esatto. Non è che si usa la tesserina verde, ti ricordi, Johnny? Boh. Cioè, level design appunto non è fatto male, perché effettivamente riescono anche loro a sfruttare degli spazi veramente minimi. No, ecco dove si usa la tessera blu, perdona, la tessera verde l'abbiamo già da prima. Occio, 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 occio. Non sono tutti i tasti. Ma niente, combinazioni strane. Beh, meno male che sta fetti da schifezza, non ti fa del male, va.
Come si arriva lassù? E qui? No, dai, che cos'è? Eccola, eccola, eccola. Ah, ok. Ah, una volta trovato non puoi più tornare indietro. Non si riesce, non riescono. Loro non riescono. Gli sviluppatori originali si riescono a farti tornare sui tuoi passi, chissà come. Questi no. Questo tasto non funziona più. Oh signore, quindi abbiamo trovato la tesserina. Bene. Vabbè, questo è uno dei enigmi più semplici di tutti, perché vabbè, nel primo Duke Nukem mi sembra che proprio, non nel primo livello ma nel secondo, è proprio con due tasti così da schiacciare, proprio base. No, niente. Allora, tesserina rossa, abbiamo detto che era la fine delle fogne, giusto? Ma non queste fogne, ma quelle che avevamo trovato dall'altra parte. Quindi andiamoci, salvando spesso sulla strada. Di solito una pattumiera ci mettono sempre qualcosa, quindi ho deciso di metterci un cazzo. Va bene. Già che si appegano i muri sti bastardi, bene. Sempre salvare prima di andare avanti. Spara, 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 spara! Lasciamo che i loro cadaveri galleggino per sempre in queste fetide acque schifose. Il giro nelle foglie, va bene. Dicevamo che ogni gioco, che per gioco che si rispetti, è un giro nelle foglie. Vabbè, questa espansione non è tanto bella. Finora devo dire, vabbè, dai. Aia, è molto inferiore al gioco originale. Per ora, poi come dicevo, diamogli una possibilità, come sempre, ovviamente, perché comunque si sono comunque sbattuti a farlo. Non è facile, non è neanche facile creare livelli. Infatti per creare Iron Fury l'hanno creato quelli da 3D Realms, non è facile per un cazzo usare questo cazzo di motore grafico. Che splatteramento. Troviamo addirittura la tessera gialla. Dopo tutto sto labirinto c'è la tessera gialla. Però vabbè, stavolta possiamo un po' gestirci nel labirinto. No, qui no. Allora, piano 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 piano. Qui abbiamo trovato la tesserina gialla, giusto? Ok. Proprio qua sotto, sotto questo. Ma che cazzo sta succedendo? Aiuto! Kawabunga! Perché sto stata esplosione gratis? Sì, in questo caso forse è meglio usare la mappa, va? Hide and Seek si chiama il livello. Ok, qui si sblocca tutta una nuova sezione. E anche quello c'è da dire, cioè non è che ti mostra subito tutto. Pian piano devi sdebbiare. Ok, smettiamo di farlo, perché questa è utilissima per... Non lo faccio più perché ho scoperto, Johnny, ho scoperto... Tanto che eri lì a cacciare la maledettissima, aiuto, cimice. Ho scoperto che la testa lì è molto molto utile per distruggere le mine, quelle che non si vedono, molto molto utile per farle esplodere. Se qualcuno mi deve spiegare dove si usa la tesserina gialla.
Ma visto che qua c'erano dei nemici, sa che ci siamo vicino. Oh, attenzione. Ancient Chinese secret. Bene, bene, bene. Salviamo comunque, vai, vai, vai. Damn. Qui? Via, ce l'abbiamo fatta. Ah, ok, ma vaffanculo. Che trollata. Oh, evviva! Orbit zip fly. Un po' buio fuori, sì, a figo si fosse. Sì, poi abbiamo scoperto anche il fuoco secondario, esatto, sì, figata. Non l'ho mai usato. E poi invece sconotta, scovato, mica male. Ce l'abbiamo fatta, dai. Non ho capito come cazzo siamo passati dalle fogne al treno, però fa niente. Perché siamo qua? Non ha senso, dai. Ma vaffanculo, va. E no, qui è chiuso. Non ha troppo senso. Boh. Dalle fogne ci ritroviamo sul treno. Vabbè. Esplode tutto qua. Dov'è che è? Fantastico. Porte giganti che non si aprono. Maledizione. Questo lo farà aprire. Oh, ok. Aiuto, sembra un coso per imparare a sparare, sai, tira segno. Sembra un tirassegno, aiuto. Ciao Pep. Ok, va all'inferno. Andiamo ad aprire la porta. Facciamoci strada uccidendone un po' nel frattempo. Salviamo assolutamente. No, qui bisogna salvare veramente sempre con. No, ma va che tasto di merda, minchia. C'è anche un tempo limite per tornare indietro, ma va a cagare, va. Tasto di merda. Occhio che se qui ci sparano mica ci sono più esplosivi. Cazzo sneaky! Ma vai giù a sneaky sneaky, bastardo! Oh, siamo il cuore, va. Qui che ci sono un sacco di nemici del cazzo. Ci può fare molto comodo il cuore, no? Porco cazzo, di brutto ci fa comodo. Via, che ci sono anche i fantasmi. Solito morivano con una spadata. Dov'è? Dov'è? Oh, look, you're coming apart. Non sento il nostro clone fare casino quanto dovrebbe. Benissimo, stavolta la trappola Cowabunga. l'abbiamo evitata alla grande. Ci sono altri nemici a frotte? No.
Bravo il nostro clone, ha fatto una bella strage. Bravissimo. Dai, no. Bravo il nostro clone, stavo dicendo, ha fatto un'ottima strage. Che cazzo serve salire qua su? Scusami, eh. Non ha senso, perché mi danno la possibilità di salire qua sopra se poi non c'è niente di particolare? Ah sì, c'è qualcosa, sì, c'è quella specie di gru. Oh, e basta spararmi. Penso di aver sistemato la faccenda. No! Allora, sistemiamo la faccenda. Ok, sistemata la faccenda, possiamo andare avanti. No, sento ancora dei versacci. Va bene. C'è da usare questa? Non capisco. Eh sì. Ah no, oh signore, c'è il tasto. Bene. No! Ti riapri, dai! Dai! Meno male che l'avevo salvato, però. No, bisogna salvare veramente, veramente spessissimissimo. E via. Su un po' di vita, ma fa niente. Oh. Un potenziamento. Un salvataggio che ci sta. Meno male che ho salvato. Tutto sto male nonostante il nemico fosse così lontano. C'è qualcosa che non va negli hitbox. Miei più che altro. Ah, bene da acupuncture. No, la tessera blu, dove cazzo è? Ah, ci siamo aperti un bus per andare avanti, bene o male. Che perché qui serve la tessera rossa. Niente, non abbiamo trovato né una né l'altra. Ottimo, vaffanculo. È scappata anche tanto. No. Morto. Ok. Dicevamo, curiamoci. Better than acupuncture. Assolutamente un salvataggio. E maledizione, ci serve la chiave blu. Abbiamo aperto una shortcut che ti fa, quindi ti fanno fare sto posto per dirti guarda che non è il posto giusto. Oh. Oh. Allora qui non si torna indietro, meno male, buona notizia. Ok, la serranda per fortuna si può tirare su e giù. Stardo. Ah, better than acupuncture. Salva.
Esplosivo incoming. Che bastardata sta cosa. Yorucia track manichix. Manichix. Beh, questi muoiono abbastanza in fretta anche con Mitra. Oh. Dai, sembra andare bene adesso, sembra che stiamo proseguendo bene. Forse. Qui non si riesce ad andare, va bene, basta. So di poter entrare qua dentro, ma a quanto pare non si può fare. Dicevamo che ho trovato il modo di sfruttare la testa, ma prima di tutto, ecco qua. Sbagliato? No, 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 non intendo proprio sprecare un cazzo. Fatto. Grande la testa fiammeggiante. O questo o la bombetta a gas che ho appena preso. O così o con la bomba a gas. Basta, altri sistemi non ci sono. Li ho provati tutti. Mi è riuscito dal tombino, boh, testa di merda. Sì, ma non serviva a niente alla fine. Stava lì così. Una volta piacevano decisamente di più queste sezioni punitive e bordellose. Sì, vabbè, anche i Souls non è che siano proprio rose e fiori. O no? Raw. Oh no. Maledetto me che sto perdendo tempo a cambiare dalla ricerca di calore a quelli normali. Fanculo. È vero, poca vita, ma. Ok. Comincio a non starci più. Voglio tutta la mia salute del cazzo che ho fatto fatichissimo a recuperarla. Cazzo. Mi sono aperto facendo così. Questo. Oh, abbiamo la chiave blu. Salviamo. Oh no. Però mi ammazza. No, in distinzione un po' più try and error e la difficoltà artificiale. Ah, beh, sì. Una volta sì. In effetti adesso diciamo sono più punitivi Souls che altro, non sono sì, forse i boss sono try and error. Anche l'unica per scoprire tutto il moveset dei boss è provarci più volte, no? Damn! Figa bastone, ma vuoi morire o no? È morto, boh, speriamo. Tutto sto casino per niente. Sto per farti vedere tutta la strada che hai fatto. Vabbè, ci sta. Damn, no. C'è un buco nel muro? No, c'è un buco qua. Dietro ci sarà la tesserina, no? Maledizione. Che bordello. Minchia, per aprire sta cassa, oh.
Era ovvio che il tesserino fosse qui a questo punto. You should not scratch yourself here. Questa non la ricordavo. Lanciagranate, arma della vita. Sì. Minchia, sono passato di bestia e lanciagranate. Mi sto usando davvero tanto rispetto a prima, è diventata proprio la mia arma preferita. Perché ti danno un pizzichino di spazio in più qua. Non tantissimo, però ti danno un minimo di spazio in più per usarli. Mentre nel gioco di base era spesso e volentieri ti ritrovi a non poterli usare perché erano troppo vicini i nemici o i muri o quant'altro. Però ci sta il gioco di base, vabbè, non c'è paragone. Vabbè, tra le loro produzioni comunque rimane il mitico Duke Nukem, vabbè, ma c'è il 3D, è il migliore. Lion Fury, vabbè, dai, divertente. Comunque ci torneremo, visto che se non ricordo male ho preso l'espansione, ma penso di sì. Che buio, porca puttana. Vabbè, qui ti vogliono far usare i Night Vision Goggles, ok. Perfetto, visto. Ancient Chinese secret. Questo suono di merda non mi piace, occhio, teniamo a disposizione la testa. No, a quanto pare è dietro sto muro. Mannaggia loro, beh, in effetti metterti in un'area segreta con un esplosivo proprio lì in mezzo alle balle non sarebbe stato il massimo. Allora, qui adesso com'è la faccenda? Secret. Ok. Bisogna andare qua dentro. Stiamo per incappare nel robo esplosivo. Che razza di bordello. Ok, non siamo incappati nel robo esplosivo. Ma c'è un altro, dai. Damn. Dov'è che è? Aia. Ah no, non mi sono fatto male. Ah, perché c'ho l'armatura. Damn, no. No, non è che c'ho l'armatura, niente. Mi ha fatto credere di aver perso vita, ma... Ma che c***o? Ma ok, ah, perché ti dà fastidio il fatto che ti accechi. Per aprire la cassa è servito vai dai. Era del bici, è arrivata spaventante, è saltata di improvviso. Perché sciocchino. Aia! Kawabunga! Ok.
No, 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 mi torno indietro. La quanta salute che abbiamo perso. Aiuto! Mi voglio usare una bomba nucleare. Ma se ce ne fosse una di scorta l'avrei fatta. Se ho avuto una di scorta l'avrei fatta. Però è stranissimo che la bomba nucleare non ti levi dalle palle con le cazzo di mine lì esplosive che saltano su dal terreno. È un po' una cagata, eh. È un po' tanto una cagata. Oh, e che è? Beh, niente di bellezza. Il finale, ma è qui. Niente, ci serve la testina gialla. Va bene, meno male che ci hanno dato un po' di salute in più. No! Uffa, avevo salvato senza bomba nucleare. Holy shit. Altra cassa da far esplodere con un raid aereo, no? Ah no, qui sono di nuovo nel segreto di prima. Vabbè, ci sono due ingressi allo stesso segreto. Uzi. E ci manca la chiave di accesso gialla. Urquhart Eagle. Dov'è che è? Qualche idea? Che storia del cazzo. Deve succedere prima o poi. Ah boh, non so cosa ha visto. Mi ha fatto prendere un colpo. Grande ninja. Ah, era lì dentro. Vado via. Dai, però non si vede. Come... Ah, vabbè. Sono belle intense queste sezioni. Vabbè, ma domani è lunedì, vero? Quindi dai, domani c'è una piccola pausetta, poi ricominceremo. Grande il gabbiano. Crepa gabbiano. Faremo lunedì di pausa e poi dopo dai, da martedì riprendiamo il buon Shadow Warrior, anche se sono livelli... Oh, basta mettergli sempre la bomba nucleare. Anche se sono livelli creati da altri, vabbè, come dicevo, potrebbe venire fuori qualcosa di interessante andando avanti. Già questo posto non mi dispiace, sembra carino. Perché dipende dall'ispirazione che uno ha, dici, magari certe sezioni sono meno ispirate di altre. Anche perché essendo un lavoro a più mani, magari uno... Oh sì, uno di loro aveva delle idee, un altro aveva altre idee. Bam! Che burdello. Allora, prima di tutto via questi due. Un po' troppo esagerato far così. Salviamo. Prendo qui, succede un disastro.
Perfetto. Attenzione a questo qui che lancia razzi anche. Oh yeah. Come corre questo? Stato. No, no, il fantasma no. Ok, buonanotte. Casino. Paying attention. Ok. Questo mi sembra, mi sa di pressa. Sa di qualcosa di pericoloso per noi. Allora, salviamo assolutamente. Mi si chiude subito la porta in faccia. Domani è lunedì, dai. Poi martedì proseguiamo. Dove è finito? Serve la chiave rossa. E vediamo se riusciamo a finire sto livello. Buff. Ah, potevi mandare anche il report dell'errore, ma potevi mandare anche il report dell'errore, però vabbè, dai. No, ho vomitato, no, niente. Il gioco si sta avviando, via in corso. Mamma mia, quanti problemi che ha questo DLC. You no mess with Lo Wang. You have no honor. Non esplodono più. Ok. Taccio. Luzzi, che l'arma che usi di più te la danno pochissimo. Oh, e che cazzo, vediamo se qui c'è qualcosa di interessante. Non credo. Sembra tutta ambientazione. Tu come cazzo hai fatto a sopravvivere? Non potevi essere in questa stanza. Ci sei arrivato adesso, non è possibile. No, così fai proprio restart. Pardon, devo fare un salvataggio rapido appena arrivo, così ci farei partire subito da qui. Ok. Bene, bene, bene. Serve la chiave rossa, capito. Shurinken, dai, andiamo di Shurinken. Vediamo quanti esplosivi. Crepa, crepa, crepa. Credo che non funzioni sta cazzo di cosa che ci... ci fa diventare lo Shadow Warrior, ma non funziona. Ci
Erano benissimo gli amici. Oh, funziona stavolta, non ho capito. Ancient Chinese secret. Evviva! Bene, ne fai fuori uno sempre 10.000 versi di altri. Dai, dimmi che si apre, no. Ah, ecco. Per forza, dai, sennò non si fa andare avanti. Incastrati. Ai 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 ai. Dai, 94 di vita non è male, possiamo anche addirittura salvare. Tanto questo non è il posto iniziale, no. Non c'è niente, non ci sono neanche piranha, basta. Oh! Che cazzo! No! Questi sono apparsi adesso, io non c'erano. Ancient Chinese cigarette. Niente, dammi qualcosa di utile, tipo la vita. La salute ci serve. Perché è girato sotto sopra? Vabbè, ci serve. Cos'è? La chiave blu. E dove va messa la chiave blu? Qui. Sono qua dietro. Salviamo, per carità, salviamo. Forse sì, Oh, un po' di salute in più non fa mai male, meno male. Che ce l'hanno data, cavoli. Che avevano fatto fuori il tipo prima, ma in effetti dici che cazzo, ci sono ancora nemici. Che strano. Forse si sono fermati qua, però non sono andato avanti fino in fondo. Questo sa tanto di segreto, no, solo una luce così. Oh, vabbè. Dove siamo? Dove siamo? Vai, vai. Chiave sotto sopra, vabbè. Sta mi mancava. Addirittura siamo tornati nella zona iniziale. Ho fatto tutto il giro. Queste non si aprono. Sembra più una pressa che un posto dove soggiornare. Qui torniamo qui. No, 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 no. Sì, questa è sempre quella rossa. È strano, sembra quasi ci sia un posto qua dietro. C'è un nastro trasportatore. Non ho capito da dove arrivi.
Non so da dove arrivi, dove cazzo arrivi? Dove si fica sta cazzo di tessera blu? C'è un buco nel muro qui, no? Chi se ne frega, mettici quella blu e buonanotte, andiamo avanti. Forse qui, dai, mi sono perso via, non siamo entrati qua. Può darsi. Sì, dai, non siamo entrati qua perché no, mi stavo esplorando tutto il resto. Aiuto! Aiuto! Saliamo qua dietro. E invece no, ci siamo passati ecco. Proprio il punto in cui abbiamo trovato la tesserina. Qui sì, qua no invece, dai, esploriamo bene. Attenzione al fantasma, attenzione, che mi sembra che c'è il tipo che gira con l'esplosivo sulla testa. Uffi. Maledetti cessi infestati. Sono bagni? No, sono uffici. No, oh, sono internate di tipo hentai. Ecco la chiave blu. Oh, bene, me ne vado, basta. No, non abbiamo guardato questi uffici qua, che intanto... Skiing! Skying! Vai a sciare. Vai a visitare il Giappone. No, grazie. Ho visto che è così un casino. Ci c'era un uomo armato di spada, così tutto un bordello, mi lascia perdere. Oi, 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 piano. Dai. Dai. Suda. This is another charade. Niente segretucci. Oh cazzo, addirittura. Minchia, quanti mini boss, oh. Volti buttare dentro tutti qua. No, 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 no. Dai, che ha battuto lui, secondo me ci fanno andare avanti. Sì, non ti metto neanche le munizioni, non è che ti danno una mano, bastardo. No, voi. Che burdella, ci hanno tornato, no. Allora. Non rimanete in mezzo alle palle, dai, oh.
Ma vaffanculo te, tutti quanti quelli come te. Everybody did. I like that. I see a firecracker, your ass! Eccolo che spona. Basta, stavolta. Dai, muori. No, io! Dai, un mini boss, minchia, quanto cazzo di tirare. Oh, Christus. La Madonna, che resistenza. Di salute, qualcosa, niente, mica che bastardi. Finalmente. Oh, la chiave rossa. Che ormai dopo tutto il giro che abbiamo fatto, manco mi ricordo dove si debba usare. La risalviamo, per carità. Ah, era quella girata sotto sopra la chiave rossa. Così, senza troppo senso, però era quella. Il joystick al lavoro. Ma non sarà giochi, no, penso proprio se per prendere in giro. Eccola lì la stanza, qualcosa girato al contrario, benissimo. Quel cambiamento di ambientazione. Cambiamento di ambientazione veramente repentino. Va bene. Andiamo, 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 per carità. Pensavo di trovare l'altra salute, ma. Campo a cavallo. Ah, oh, è finito così. Bene, dai, allora ci fermiamo qua anche noi. Ci vediamo alla prossima live. Ci vediamo alla prossima live. Liberiamoci dei nemici iniziali nel caso ci fossero. Ci sono sempre. Beh. Non è che l'ho appena salvato qua. Ok. Risalviamo. È una giudazione veramente esagerata, certi armi. Che roba! Non è tutto, però. Va bene, c'è una bella cosa. E quando si sparano sti cose è meglio stare in movimento. Furbastri questi. Addirittura la chiave per proseguire. Bene, dai. Aia. Eccolo, eccolo, eccolo. Maledetto.
Benissimo. Salviamo qua e dalla prossima volta continuiamo da qui. Bella, alla prossima.